Pascal Schembri, altri due nuovi libri e un grande evento nei prossimi giorni. Quale? Allora, venerdì 15 novembre al ristorante Madison presenteremo due miei ultimi libri, L'arma del potere e Figli adottivi, organizzato dalla Casa del Libro, dell'Associazione Casa del Libro Pascal Schembri. I relatori saranno Fabio Fabiano, Mariella Bruno, Ester Monachino e Luciano Carruba. Parleranno dell'arma del potere e Figli adottivi. Sono stati già presentati a Roma, che riscontro ha avuto? Sono state presentate a Roma, alla Banca Generale in via Bissolati. È stata una serata molto, molto interessante perché c'erano molte persone. Dopo l'abbiamo presentato anche al Palazzo Valentini in Piazza Venezia con altre personalità, soprattutto L'arma del potere, perché anche se c'è qualche anno che è stato scritto, ma è molto attuale con tutto quello che succede, diciamo, nel mondo, nella politica e negli affari. In particolare L'arma del potere è un thriller. Come mai Pascal Schembri scrive un thriller? Non è il primo che ho scritto, a dire la verità. Questo io l'ho ambientato negli anni 60 nella provincia di Agrigento, quando incominciavano, diciamo, gli imprenditori a costruire. E quindi l'inizio è la storia di due famiglie che volevano tutte e due il potere, e quindi succede che vieni preso, fanno sparire un bambino, diciamo, di una di queste due famiglie, e dopo la storia si sposta al Parlamento, al Vaticano e in giro per il mondo. Per ritrovare questo bambino. Comunque, chi l'ha letto mi hanno detto che è un thriller molto, molto, molto interessante. Non devo essere io a parlare bene del libro, naturalmente. Mentre i figli adottivi invece un Allora, po' ripercorre la storia di Pascal sì, I Schembri. figli adottivi è un'antologia di tutti i miei libri pubblicati. Ho pensato di lasciare questo come testamento letterario, e quindi in questo volume ci sono 56 libri pubblicati. Infatti nella copertina si vedono tutte le copertine dei libri pubblicati, più 12 manoscritti che non sono ancora state pubblicate. Quindi questa è un'antologia che il lettore, leggendo, diciamo, questo libro, se ha piacere di approfondire la tematica che gli interessa, può trovare il libro sia nelle librerie sia online. In questi figli adottivi si parla dell'inizio, si parla come mai io ho scritto questo libro, la sinossi e qualche prefazione che è stata fatta.